Buonasera a tutti e a tutte. Io sono il dottor Max, che come al solito vi parla dalla Tanzania. Allora, diciamo che ovviamente stasera è mercoledì, parliamo di piano B. Io ho anche una novità, che non è ancora ben definita, piuttosto importante, di cui vi parlerò. Qui siamo ancora, diciamo, in mezza stagione e non è, per fortuna non è ancora, insomma, caldo caldo. La temperatura un po' tutto l'anno rimane da 27-30 gradi, a parte nelle zone collinari, che lì c'è freddo, non nella mia zona no, e poi comincerà a salire probabilmente da un paio di settimane. Ho avuto la visita di due mamma e figlia la scorsa settimana. Loro sono venute, diciamo, più per fare un viaggio di piacere, e quindi io le ho sistemate come al solito al resort qui vicino a me. Però poi dopo, diciamo, si è visti un paio di volte o due. Poi dopo loro ieri sono andate a Zanzibar e gestiranno praticamente la vacanza, quindi mi hanno chiesto la cortesia così se le potevo ricevere, le ho ricevute così, e vabbè. Dunque, ricordo, non me lo voglio dimenticare, che ho ancora due o tre posti a disposizione. In teoria ho tre potenziali visitatori, tra i quali uno è anche all'ascolto, e quindi sollecito tutti, perché poi sono proprio le tre persone che ho intenzione di prendere di qui fino alla fine dell'anno, e poi si va all'anno nuovo. Dire la verità, l'ascolto siete in due, eh? Niente. L'anno nuovo cambierò un attimino il format. Ho anche altre cose da fare, mi partono degli altri progetti, e quindi, come ho già detto diverse volte in passato, io questa cosa qui la faccio, però bisogna anche che mi diverta e trovi anche soddisfazione in quello che faccio. Quindi io non voglio penalizzare nessuno. Chi ha desiderio di venire in qualsiasi momento mi può prenotare, per esempio, alle condizioni esistenti di adesso, anche economiche, per il prossimo anno. Io le mantengo, è chiaro, no? Perché si prenota adesso e paga adesso, e poi devo mantenere la parola. Non ha importanza se viene tra un mese o due, o mi viene a gennaio, febbraio, è chiaro, è evidente. Però dopo il prossimo anno ci saranno delle novità. Voglio ricordarvi questa cosa qui. Allora, parlavamo di diverse cose nel fuori onda. È un mondo purtroppo che, a causa del global warming, io ovviamente sto un po' facendo una battuta, però purtroppo anche quello che è successo alle Hawaii dà veramente, insomma, non so neanche come definire, no, uno stato d'animo, perché purtroppo questa è una cosa che è stata causata dall'uomo. E se l'hanno fatto alle Hawaii, lo possono rifare in un'altra città, o lo possono rifare, diciamo, a macchia di leopardo, come stanno facendo in altre zone. Sulle Hawaii posso dirvi che ho scoperto una cosa di cui gli informatori della comunicazione alternativa mi sembra non abbiano ancora detto, perché loro non studiano nulla e si limitano a copiare le notizie così al volo che circolano sui soliti siti in inglese, e poi ve le propongono spesso e volentieri anche alterandone i contenuti, tanto per creare la notizia. Che molti di loro poi chiedono soldi come finanziamenti, e gli italiani sono molto generosi e gli danno soldi. Va bene così. Allora, il progetto delle Hawaii è nato 5-6 anni fa ed è stato selezionato, credo, una delle prime, probabilmente non l'unica zona, ma siccome è una zona strategica molto importante nel Pacifico, poi adesso vi dico anche delle altre cose di cui vi parlo nella trilogia, e non ve ne ha parlato nessuno sulle Hawaii. E mi chiedo anche se queste due cose, ora vi dico, vi spiego tutto per bene, non siano in collegamento in qualche modo, con un appalto che è stato ufficialmente dato alla Hitachi, che però,
come sapete, è un grande consorzio, no? Quando voi poi andate a vedere le città smart, il sito, lo visitate, vi invito ad andarla a visitare, dove già fanno tutte queste conferenze, l'ho anche postata, no? La notizia sul canale. E proprio le città partecipano proprio con il loro progetto. E già in America sono più di 200-300 città che partecipano a questa cosa, ma tutte le grandi città saranno poi anche divise in tante sezioni. Poi vi devo parlare anche di un film che lo sto rivedendo adesso, l'ho scaricato anche in italiano perché possibilmente lo voglio capire bene, che nel 2014 è stato pubblicato nel 2014, si chiama The Giver o la storia di Johan, che spiega le smart city. E perché sono arrivati a fare le smart city, molto interessante. Naturalmente c'è la doppia firma della massoneria, non una, hanno messe 4 o 5, quindi non ci si può sbagliare. Dicevo delle Hawaii, questo progetto, vado a memoria, si chiama Jump Start Hawaii Project. Ed è un progetto attraverso il quale nel 2000, entro il 2000, mi sembra 30, 2035, le Hawaii dovevano appunto diventare completamente una smart city in cui tutto sarà, possiamo usare il presente, il futuro, ma tanto lo faranno di sicuro, sarà controllato dall'intelligenza artificiale. E questo è un prototipo, ma poi tutte le altre città seguiranno. Ora, immagino che tutti sappiano, no, che cos'è l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale è una di quelle cose che sta occupando molto Klaus Schwab, perché lui dice che con l'intelligenza artificiale è inutile andare a votare, perché tanto con l'intelligenza artificiale si sa già chi vincerà. Quindi stravolgeranno completamente questa finta democrazia nella quale si è vissuto per tanti anni. Perché dice sarà inutile andare a votare, perché tanto sappiamo già, chiediamo a Alexa chi vince le elezioni e nominiamo un presidente, un direttore, un chi sia, è inutile andare a votare, risparmieremo almeno i soldi dell'andare a votare. Ecco, quindi purtroppo il trend sarà questo qui. Poi ci sono le inondazioni, inondazioni mai viste nel deserto. Sembra che in Arabia Saudita, alla Mecca, è stata inondata da un acquazzone, un torrente d'acqua che non l'avevano mai visto nella storia, una cosa del genere. Intrappola, grandine, fuoco. Siamo in mezzo a questa situazione qua. E purtroppo poi c'è la pandemia, vaccinazione, eccetera. Bisogna veramente, per chi ce la fa, per chi anche proprio nelle condizioni proprio fisiche, no? Ambientali, diciamo così, che non ha particolari legami, veramente bisognerebbe uscire dall'Europa o dall'America. Io suggerisco, se proprio uno magari non se la sente, non ce la fa di venire in Tanzania come primo acchito, di andare in Tunisia. Non è niente di così speciale, però la delinquenza è piuttosto bassa, come sapete, grande vantaggio che c'è nei paesi africani è che i musulmani è che ti fregano uguale, no, nel business qualche volta, sono furbacchioni anche loro, però almeno non ti rubano, diciamo, furtarelli, cose così, cioè, diciamo, le strade sono abbastanza sicure. E per quello che mi riguarda, la sicurezza mia personale quando vado in giro, per me è la prima cosa, oltre alla salute, perché evidentemente io, come se io vengo qua, io sono tranquillissimo, posso uscire anche adesso, io sono un'ora avanti, posso andare al bar a mangiare, non ho nessun tipo di problema, ma assolutamente questa zona qui è molto, anche molto sicura e molto tranquilla, almeno per il momento. Quindi se uno ce la fa a mettere insieme un piano B, sia che lo faccia con tutti i crismi, cioè venga, faccia proprio un programma per cui viene, prende la residenza, poi magari torna in Italia, sistema tutto e poi viene qua, anche se lo fa solo con una settimana investigativa e poi rientra, insomma, meglio
meglio che non fare niente, meglio che non fare niente, è arrivato anche Franco. Ciao Franco, buonasera. Ciao. Meglio che non fare niente, almeno fa qualche cosa. Ecco, benissimo. Allora io mi fermo un attimo qui, avete per caso delle domande che mi volete fare? Ora poi se vuoi, Marina, rispondo anche alla tua, a quella che avevi chiesto prima te, così magari puntualizzo un pochino meglio il discorso, che comunque è fondamentale. Io non capisco anche questo qui, questi delle comunicazioni alternative, tante volte si mettono a parlare di certe cose su questi canali alternativi. Il punto centrale di tutto è che senza QR non potremmo nemmeno andare nel bagno di casa nostra. Questa è la cosa fondamentale che vi dovrebbero dire e sulla quale dovrebbero battere. E non ve le dice nessuno queste cose, come è possibile? Sono io che sono extraterrestre, eppure è così. Ora, per carità di Dio, io non è che poi io ve le dico queste cose, non è che vi obbliga a fare niente, però il punto centrale è questo. Poi, per fortuna, io qui c'ho anche la soluzione, che però non lo so se sarà a tempo, perché può darsi che adesso c'è, può darsi che tra 2 o 3 mesi le cose si stringono anche qua e non sarà più possibile. Oppure cambia il direttore, sapete come succede? L'ufficio cambia il direttore e dice no, si cambia la procedura, adesso non si fa più questa cosa. Possibile. Oppure ti chiederanno di più, che hanno già aumentato il doppio, costa già più del doppio rispetto a quello che costava 6-7 mesi fa quando abbiamo cominciato. Avete domande? Se non avete domande per completare Volevo quello dire, che... sempre legata al QR, queste Sì, benedette bravo, vaccinazioni che cambiano sì. di volta in volta, perché ora già in Italia, adesso a settembre, ottobre, quando arriva, le nuove varianti, la Sì, ma vaccinazione. ci arrivo. Quindi Sì. Allora, uno dovrà sì. sempre tenersi aggiornato in questo modo. Nel Corretto, senso, esattamente. Cioè, se poi sì, prego, finisci. chiudono i rubinetti, come dicevi tu prima, uno rimane col cerino in mano, e questo QR come te lo mantieni? Allora, io ho detto che secondo me questo qui non avverrà, perché non interessa niente a nessuno, potranno stringere molto le cose, però qua non vedo uno scenario tale per cui si mantiene appunto un certo stile di vita e chiudono completamente questa cosa. No, tutto rimarrà secondo me in una certa linea, in una certa linearità. Può darsi che anche qui rimettano le mascherine quando si va negli uffici dei governativi oppure in certi ambienti a darli, no? Dove si va, in città grande, in alcune strutture. Sì, questo è possibile, ma ci fermiamo qui. Io il discorso è questo. Invece in Europa, in America, cioè in tutte quelle nazioni in cui c'è stato veramente il lockdown, quelle sono ad alto rischio, perché c'è stata una volta e se dicono che, come è successo a Latina, avete sentito a Latina, il direttore sanitario dell'ospedale ha detto no, non si entra perché c'è di nuovo pericolo Covid. E nell'ospedale di Latina, l'informazione che ho io, in questo momento non può entrare nessuno, nemmeno con la mascherina. Ora non lo so quello che decideranno di fare. Però se l'hanno fatto una volta e loro possono rifare, allora cosa succede? Succede che nella loro logica, che noi bisogna fare lo sforzo di riuscire a capire la loro mentalità. Se non si fa questo sforzo non si capisce assolutamente nulla, perché loro ragionano in una maniera che non è la logica normale che possiamo utilizzare noi. Loro partono dal presupposto che tutti sono già vaccinati. Allora non gliene frega niente se il 30% delle persone non sono vaccinate. Loro fanno le leggi e fanno le disposizioni per coloro che sono vaccinati e quindi hanno un QR. Quindi vuol dire che loro, cammin facendo, assumono che tutti abbiano fatto la vaccinazione per il Covid. Questo
quello lì Covid-19, e poi faranno le vaccinazioni successive. Non so se l'ho postato, forse ero occupato, però la vediamo un pochino se ve lo trovo, forse l'ho postato sul canale, scusate un attimo, destinazione Tanzania, c'è una nuova, già programmata, c'è una nuova epidemia che si chiama SARS. Ora volevo dirvi anche quello che voleva dire, vediamo un po' se lo trovo, ce l'ho qui sul telefono, scusate un attimo. Di una cosa per un'altra, già che ce l'ho. Allora, questa SARS qui l'ho anche postato su Facebook, vuol dire severa epidemic scusate, enterovirus respiratory syndrome 2025. Questa dovrebbe, 99%, essere l'epidemia del 25. Quando io vedo queste cose un po' complicate con questi numeri che sembrano appunto fatti apposta, eccetera, sono andato immediatamente a controllare su Google, ho digitato SARS, e guarda caso, se uno digita SARS, viene fuori che in antico, o meglio, è una parola che deriva anche dal latino originariamente, sarebbero i profeti, seers, sono coloro che vedono nel futuro. Ecco, come vedete, tipo Nostradamus. Ecco, come vedete, loro si sono inventati, si inventano in questa cosa, in questo caso, anche una specifica, richiamando una cosa mitologica. Tante volte può essere un evento successo, può essere una cosa esoterica, un concetto esoterico. Diego, mi ricordavi il discorso di, me lo rinfreschi la memoria, che me l'hai anche mandato, di come si chiama, non era Iris, come si chiamava quella lì che mi hai mandato? Iris, sì, Iris. Ecco, che cos'era quella lì, vediamo un po', eccolo che te lo leggo, e Diego a un certo punto mi scrive, comunque c'è da riflettere sui nomi che scelgono. La nuova variante la chiamano Eris, cioè questa qui, ecco, vedi, capita proprio a proposito. Questa qui di che dovrebbe arrivare adesso, chiama Eris, che in greco antico significa conflitto, lite, contesa. Nella mitologia dell'antica Grecia era la dea della discordia. La discordia nella divinità mitologica romana, corrispondente appunto alla dea greca Eris, era rappresentata con capelli a forma di serpenti stretti da bende insanguinate. Ti ringrazio, Diego, del contributo. Vedete, c'è sempre qualche cosa quando loro si inventano. Questi sono tutti i messaggi che si mandano tra loro. Ecco, quindi avete capito, no? Come dovrebbe funzionare questa cosa? Ma andando avanti, sì, ci sarà una nuova variante, quindi in effetti saranno già creati, i vaccini sono già tutti fatti e già realizzati da anni e anni. Non pensate mica che questa cosa qui l'abbiano fatta al volo così in 448, ma lo sapete cosa è successo? Vediamo se lo trovo, io dico delle cose che possono sembrare, me lo sono messo qui. Eccolo qua. Lo sapete cosa è successo? La catastrofe perché vi dico che sono tutte cose programmate? Volete un esempio? L'ho anche pubblicato nella trilogia, i vaccini e le maschere sono state ordinate 2 o 3 anni prima. Poi il link ora non funziona più per chi ha la trilogia, controllate, il link è stato rimosso da internet. Ma ne ho parlato già diverse volte in passato. Ci sono persone all'interno che sanno tutto. Volete un esempio? C'è un signore che si chiama Davis, aspetta, vediamo se lo trovo qui. Ecco, che ha pubblicato già 4-5 libri. Va bene, Davis Stones si chiama, che non esiste perché è praticamente una sorta di intelligenza artificiale. Va bene? Il disastro è capitato l'8-8, va bene, nelle Hawaii. Lui il 10 ha pubblicato un libro dal titolo Fire and Fury,
la storia del fuoco nelle Hawaii del 2023 e le sue implicazioni climatiche nel cambiamento del clima. Due giorni dopo, parlando del disastro di Maui, non un libro generico. Capite? Capite come? Loro sanno esattamente tutto quello che faranno. Quindi in questo caso ci sarà una ricaduta, una pandemia anche quest'anno. Secondo me non hanno ancora deciso, diciamo, come farla, se sarà un altro lockdown, se sarà una cosa molto più soft. Ci sono degli autori che dicono che faranno passare Natale e poi lo faranno dopo Natale, ecco, gli ultimi giorni dell'anno. Non si sanno, secondo me, ma all'interno sanno già tutto. Quindi hanno comprato già i vaccini per questo inverno e poi hanno sicuramente ordinato quelli di questa sindrome di cui vi parlavo prima. Di questa sindrome di cui parlavo prima, ne ho parlato 6 mesi fa, in un altro intervento. Perché un altro autore ne aveva già parlato. Quindi cosa avverrà? Avverrà, Marina, che sarà, hanno creato altri vaccini. L'Organizzazione Mondiale della Sanità sarà l'unico organo delegato a definire i protocolli, no? Cioè i vaccini che saranno permessi, quelli che non saranno permessi, come devono essere presi, richiami, eccetera, eccetera. Ma in questo caso, almeno per quello che mi riguarda, sarà tutto più facile, perché per adesso, qui per esempio, qui c'è Johnson & Johnson, ma in Italia mi dico che Johnson & Johnson, ma adesso il Ministero della Sanità prima non l'accettava più, questo problema non ci sarà più successivamente, perché se l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice che Johnson & Johnson è questo e adesso che va bene, andrà bene anche in Italia e tutto il mondo, quindi anche per i richiami sarà la stessa cosa. Quindi vuol dire che qui io c'ero un primo certificato e poi magari ce ne sarà un altro, capito? Quindi io, diciamo che qui in questo caso qui si può gestire molto meglio la cosa, rispetto che, quindi sì, ufficialmente questo QR sarà aggiornato, quindi nel computer risulterà tutte le vaccinazioni che fate, come se fosse una vaccinazione, cioè le vaccinazioni anziché essere su carta, no, sarà su QR, stessa cosa. Ecco. Giancarlo, buonasera. Ciao, sto parlando, ora è saltato Giancarlo. Giancarlo l'ha fatto, l'ha fatta anche un'altra persona, ma non ne voglio di queste cose. Giancarlo, ciao, scusa, tengo sempre i dati sbagliati. Quello che mi sono perso dopo me lo risento nella registrazione, tranquillo. Sì, bene Giancarlo, benissimo. No, ho ricordato che anche te uno di quelli voleva venire, insomma io ho già due o tre persone che devono venire e ho 2 o 3 posti disponibili. Chi prima arriva, prima alloggia, come si dice, perché io non voglio mettere fretta a nessuno, però non voglio nemmeno che rimaniate magari male, se a un certo punto io chiudo alla fine settembre massimo tutto, quindi si va all'anno nuovo, quindi lo ricordo di nuovo perché è importante. Chi comunque vuol venire, sarebbe bene che prenotasse la settimana adesso, non ha importanza, mi può dire guarda io vengo però non so se vengo a gennaio o vengo a marzo, la prenoto, in questo caso la pagate. E quella fee è pagata, è finita, perché il prossimo anno aumenterò tutto il formato qua, perché voglio lavorare di qualità e ho anche troppe cose da fare, quindi ecco, vi invito a riflettere su questa cosa qui, poi se ce la fate a venire quest'anno bene, se no venite il prossimo anno, tanto sarà una solfa così almeno fino al 2025, non voglio scoraggiare nessuno, però e più si va avanti, poi ci sarà l'introduzione delle monete digitali, passaporto digitale, tutte queste cose qui, bisogna insomma ecco fare mente locale a questa cosa. Avete per caso altre domande? Allora, se non avete altre domande vi dico, vi do un aggiornamento
sul famoso title deed. Alla fine me lo sognerò anche la notte, questo affare, me lo sono scritto qua. Allora, intanto volevo farvi una... Intanto vi voglio fare una distinzione. Doverosa da parte mia, perché l'ho scritta anche nella trilogia. Il documento ufficiale nella common law, per common law si intende la legge del Commonwealth, la legge inglese che poi è stata estesa a tutti i territori, no? Facevano parte del Commonwealth. E in alcune zone è ancora, diciamo, in vigore, direi quasi al 100%, in altre non lo è più. Allora, il certificato ufficiale che attestava il pieno possesso della proprietà si chiama allodial title. Ne ha parlato tante volte anche Jordan Maxwell e l'ho, credo, menzionato anch'io sicuramente nella trilogia. Poi, cammin facendo, si è trasformato in deed. A Zanzibar si chiama, o anche in Tanzania, si chiama title deed, stessa cosa. Però, mentre la lodial title era, certificava l'assoluta proprietà ed anche poteva essere utilizzato come documento per certificare l'eredità, il diritto ereditario alla terra o alla proprietà, il title deed, almeno in Tanzania, certifica soltanto l'utilizzo del territorio, cioè l'utilizzo della zona per i non residenti e la proprietà per i residenti, preferisco per spiegarla così. Quindi in effetti è un titolo che è stato, secondo me, creato successivamente più per ragioni governative, burocratiche, a seconda delle zone che per altro, però nella sostanza sarebbe tipo l'allodial title. Allora, cosa è successo recentemente? Ve ne ho anche parlato circa 2 mesi fa. È venuta fuori la voce che non sarà più possibile ottenere il title deed per i non residenti e sarà possibile, l'aggiornamento è che è possibile ottenerlo nel momento in cui si decide di fare business o si registra la proprietà come business. Io ho sentito diversi avvocati nel frattempo e uno mi ha detto una cosa, un altro mi ha detto un'altra, perché qui purtroppo e questa è un po' anche una cosa tipica della common law, per cui non esistono le leggi, esistono delle disposizioni governative che poi magari successivamente vengono convertite in legge. Non è come da noi che si fa una legge, no? E poi viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e si legge la legge, si può leggere la legge. Quindi non esiste una cosa così. Ti dicono, guarda, da oggi c'è questa disposizione così e così e te ti devi attenere a quella disposizione. Magari domenica dopo cambiare idea e te ti devi attenere sulla nuova disposizione. E quindi tutto un po' una confusione. Quindi non vi voglio dire cose per certe. L'unica cosa che sembra certa è che sulle proprietà private non rilasceranno più il title deed, lo rilasceranno il certificato di proprietà, lo rilasceranno soltanto sui business. Mi fermo qui perché tutto il resto è solo speculazione. Io domani devo vedere un signore, spero che venga, un signore addirittura ho ingaggiato, un signore che lavora per i servizi segreti tanzaniani. Immaginate voi, originale di Zanzibar, e l'ho pregato di andare a Zanzibar, gli ho pagato anche il viaggio, andavo ieri l'altro, e gli ho detto, guarda, ti do tutto quello che insomma, tutto quello, ti pago il viaggio, poi quando vieni, naturalmente, insomma, spiegami per bene questa caspita di legge o disposizione, perché l'avvocato non con l'avvocato, con gli avvocati consulenti, ho chiesto anche a Stefano Todisco, non c'è verso di sapere bene le cose.
Quindi bisogna stare un po' pazienti, avere pazienza, con la speranza che insomma, a breve si riesca a capire bene come ci si deve muovere, perché anche la scorsa settimana ho chiuso il secondo contratto per un'altra amica che è venuta. Il primo è stato chiuso, ho menzionato diverse volte, Giacomo, e tra poco dovremo iniziare a Pasto Benedetto Muro di Cinta. E lì non ci sono problemi perché erano in vigore le vecchie disposizioni, quindi in quel terreno, grazie a Dio, possiamo fare tutto quello che ci vuole, non ci sono problemi. E poi abbiamo un title deed, in quel caso siamo riusciti a ottenerlo. Nel secondo caso non abbiamo comprato il terreno perché il terreno aveva comunque passato la verifica, quindi il proprietario, quello che ce l'ha venduto, era effettivamente il proprietario, avevamo tutto quello che serviva per procedere. Però non abbiamo il title deed, quindi, proprio perché c'è stata questa disposizione, non ce l'hanno rilasciato, non lo vogliono rilasciare. Quindi c'è da verificare adesso, prendo un pochino di tempo, con calma, tanto il contratto è stato firmato, e poi valuterò insomma con i miei legali quello che si decide di fare. È molto probabile che si decida di andare dritti per ottenere come business, come se dovesse fare un business, in maniera tale che il title deed lo devono rilasciare per forza, e poi dopo si vedrà come gestire questa cosa. Comunque sono tutte speculazioni, non voglio dare niente per certo. Ecco, la situazione, la notizia è questa. Altre notizie non ce n'è, a parte quella che ho detto, che abbiamo chiuso il secondo contratto, è andato tutto bene, l'ho fatto anche in collaborazione con Franco, che ringrazio molto, perché c'era stato all'ultimo momento, al solito, un problemino. Abbiamo risolto tutto, Franco, no? Immagino, giusto? Se hai parlato con penso lei. Penso di no? Sì, benissimo. Ecco, e quindi il programma che ho io, oggi, domani l'altro, definiamo questo benedetto muro di cinta, devo andare o sabato, domenica, insomma appena posso, prima possibile, anche per definire questa cosa qui, e partiamo con questo progetto che comunque è il progetto principale, e poi dopo penseremo al resto piano piano. Per fortuna corse non se ne devono fare, e qui anche se vuoi fare le corse è tutto pole pole, è tutto con calma, quindi è inutile agitarsi troppo. Qui sono tutti calmi, tutti tranquilli, vivono in una matrix tutta loro, poi loro sono contenti, vanno a pregare 5 volte al giorno, perché la maggior parte di loro sono musulmani, no? Benissimo, io per carità di Dio non c'è niente a dire. Tutto il resto è aleatorio, allora non importa assolutamente nulla. Se hanno 2 pagnotti da mangiare sono più contenti, ne mangiano 2, se ce ne hanno mezza ne mangiano mezza, l'importante è andare a pregare quando è l'ora di andare a pregare. Qui la mentalità con la quale ci si deve tra virgolette scontrare è questa qui, inutile. E vivono molto meglio loro di noi, magari non hanno nulla, però sono più contenti di noi, basta vedere Omar, ragazzi, c'ho io, gli ho dato anche la macchina adesso, ho comprato la macchina, tutto contento, va in giro, lui non si incazza mai, anche quando io sono super incazzato, qualche volta capita, no? Omar, ti ho detto di chiamare quello, ti ho detto di chiamare quell'altro, Franco ve le può dire queste cose, è anche una comica, si scorda sempre di chiamare, non sempre, ma spesso di chiamare le persone, e se va a rincorrere, tranquillo, tutto tranquillo, dico, ma sei andato a pregare, adesso sarai più tranquillo. Adesso sei più tranquilla, no? Stai a pregare, tutto contento. Chiama quella persona lì, te l'ho detto 4 volte di chiamarla. È una comica, funziona così qua. E poi da fare, non è che uno si può agitare troppo, perché tanto poi loro non rispondono. Ecco, sono fatti un po' melenzi, sono un po' troppo melenzi per me, però è così. La cosa molto positiva che per contro si ha è che, come vi dicevo, questa tranquillità in un certo senso te la trasmettono quando vai in giro. Perché sono tutti tranquilli, non sono mai agitati, nessuno mai ti dice delle brutte cose, o ti danno spino il paese, o ti manda a quel paese, queste cose qui qua non esistono. E quindi, da questo punto di vista, un aspetto che per noi magari può essere anche un po' antipatico, negativo,
ha per contro una cosa molto positiva. Quindi cerchiamo di prendere le cose sempre nella maniera positiva, no? Come dico sempre io, è l'atteggiamento assertivo che bisognerebbe sempre avere. Domande? Oh, abbiamo già fatto 40 minuti, eh? Prima parlavi che hai detto per chi ancora non se la sente potrebbe provare a fare uno step intermedio come la Tunisia. E io chiedo, potrebbe essere invece l'Albania, che è ancora più vicina all'Italia, che per ora è fuori Unione Europea? Chiedo. No, l'Albania no, perché non sei in Africa. Qui devi fare un ragionamento, non sei in Europa, non è in Europa. Dal punto di vista, ti direbbero gli esperti di queste cose, geopolitico. Perché vedi, ti spiego. Allora, è in Africa, però l'Albania, a parte se mi dicono che adesso sta diventando carissima, ti chiedono 2.500 euro per il visto, cioè sono fatti furbi anche loro, no? La cosa fondamentale è che sì, è vero, anche in Albania, perché non è sotto l'Europa, ufficialmente sotto l'Europa, ed è un paese, tra virgolette, un po' più africano, no? Diciamo sicuramente che europeo. Avanzato. Non prevedo dei disastri assoluti, però se non sbaglio il lockdown c'è stato anche lì. Ora io non lo so, ho detto se non mi sbaglio, non ve lo do per sicuro perché non lo so. Mentre in Africa ci sono state delle nazioni che hanno avuto un lockdown piuttosto severo, ma non in Tunisia, per quello che mi hanno detto, è stato tutto piuttosto soft. In Tunisia te hai il grande vantaggio che sei già in Africa e non è un vantaggio da poco. Quindi tutte queste disposizioni che verranno poi emanate dal Ministero della Sanità, ma anche tutti questi passaporti sanitari, tutte queste cose qui, secondo me, mentre in Tunisia, in Africa, insomma, sarà tutto molto più lento, molto più blando, eccetera. Può darsi che la situazione in Albania sia diversa, però sinceramente, siccome io l'Albania non la conosco, però c'è Renato, non sei in Albania, vuoi fare te un intervento, magari ci dici, se non ti dispiace, un pochino le cose, quello che pensi che possa succedere te stai venendo via dall'Albania, giusto? Sì, sto venendo via dall'Albania, è un anno che sono qui e adesso sto venendo via, sì. Ecco, quindi puoi dire qualche cosa anche magari velocemente a Marina, no? Velocemente posso dire che i prezzi stanno aumentando. Che stanno magari pensando di andare in Albania, io dove ti ho suggerito di andare. È bellissima e la gente qui è molto accogliente, molto ben disposta verso gli italiani e il 70% degli albanesi capisce e parla l'italiano. Detto questo, i prezzi stanno aumentando tantissimo perché appunto, come dicevi tu, si sono fatti furbi, hanno capito che qui in Albania gli italiani vengono perché si spende meno e quindi stanno aumentando i prezzi. E si dice che ci sono gli arabi che stanno pagando tutto il porto di Durazzo, il porto nuovo che si sta facendo qui a Durazzo, e quindi gli arabi vogliono fare di Durazzo la nuova Dubai dell'Europa. Questo è quello che io sento dire. Comunque io vengo via perché appunto i prezzi stanno aumentando, anche per quanto riguarda il settore immobiliare e perché geograficamente è troppo vicina all'Ucraina e alla Russia e non mi piace questa cosa. Anche questa è una considerazione giusta, no? Perché se scoppia una guerra, la Tunisia e tutta l'Africa dovrebbero sicuramente rimanere fuori completamente, mentre invece l'Albania o tutte, insomma, la zona lì
comunque sia ci sarà un problemi a non finire, no? È Sì, chiaro. poi per quanto riguarda l'entrata nell'Unione Europea, sembra che sarà molto veloce perché la Meloni è stata qui già, che io sappia, due volte, una volta alla von der Leyen, a parlare appunto col presidente e l'indirizzo è questo, ecco, perciò vengo via. Siccome mi scade il contratto d'affitto, non voglio stare un altro anno qui, vengo via prima. E io che cosa ti ho suggerito, Renata? D'andare dove? La Tunisia. Non vuoi venire qua, ti capisco perfettamente, per adesso No, credo è che la troppo sistemazione calda. La giusta. Tanzania è troppo calda per me, non è il mio Ma che clima. calda, ma Renata, Sì, vabbè, d'accordo, sono d'accordo, ok, non ma facciamo chi più ti questa dice che è discussione. calda? Ma Sì, non è vero, scusami, no, non voglio essere scortese. allora Mandi io un ho un messaggio che non è problema. corretto. Scusami, non è corretto, No. non è vera. Non è, questa Sì, cosa qui non è vera. Scusami, hai ragione, dai. dottor Max, hai ragione, ho sbagliato io, ritiro quello che ho detto. Prima di tutto io ho il problema della pressione bassa e mi dà parecchi problemi l'estate, io sto male, ma sto male veramente e quindi ho bisogno di un clima per me. Poi per quanto riguarda Zanzibar, per me è un po' cara, io ho un'entrata modesta e quindi valuto la Tunisia perché la vita costa un terzo di quello che costa in Italia. Ora, tra Tunisia, secondo dove vai, e Zanzibar, credo che tanta differenza alla fine del mese non ci sia, eh? Non lo Ora, non lo so. so, non Chiedi lo so. a Loriana, chiedi a Loriana, lei è stata qua ed è in Tunisia, lei ti Ah, dice le cose. sì, è Vedrai vero, che sì. grosso modo siamo lì, eh? Non c'è tanta differenza, perché anche a Zanzibar, se vuoi, risparmi un sacco di soldi, eh? Paghi un pochettino di più di affitto, sì. Però poi paghi quelli 100 o forse $150 in più di affitto al mese, però poi dopo il resto, grosso modo, non è cara, costa la vita, assolutamente. È grosso Ho modo capito. come qua, come in Tanzania, o Passi. come. No, non voglio dare informazioni sbagliate, no, sono idee mie che mi sono fatta io. Comunque, via. Tanto Ma non ti l'importante sento è più. riuscire a mettere a fuoco per bene la realtà, no? Sì, Dicevo, certamente, mi sentite? mi allontano Dicevo, se geograficamente dall'Europa. queste chiacchierate qua si fanno per cercare di mettere a fuoco al meglio possibile, no? La realtà nelle nazioni di cui si parla, no? Quindi è tutto. Diciamo il contributo che ognuno dà, no? Te, come adesso per dire, ha dato la tua testimonianza sull'Albania. Io non sapevo niente di questo discorso dell'Europa, me lo potevo immaginare. È molto probabile che siccome raggruppamenti, come vedete, sono di ordine geografico, cioè se una nazione fa parte e all'interno di una certa struttura geografica, non è che poi dice no, io rimango fuori, non può rimanere fuori. Un po' più, l'Albania è rimasta fuori come tante altre nazioni prima, perché ovviamente aveva un sistema finanziario, bancario, economico, fiscale talmente imperfetto, no? Talmente scarso, che naturalmente l'Europa, prima di accollarsi e dare l'ok a una nazione, doveva verificare, lo sapete, no? Tutta una serie di parametri. È successo anche per la Grecia, è successo anche per lo stesso Portogallo, credo. Insomma, prima di entrare in Europa, una nazione deve dire che c'è un discorso di, come si chiama, tutta una serie di parametri, devono avere una serie di parametri, devono essere rispettati. Però in una situazione abbastanza difficile come quello lì, vedrete che trovano la maniera di farla entrare in una maniera o nell'altra, Sì, o con conti sì. falsi come fecero con la Grecia, o, capito, lo fanno entrare, perché è chiaro che a quel punto lì, essere in Italia, o essere in Grecia, o essere in Albania,
Non è esattamente la stessa cosa, perché arriva al punto, il punto centrale, l'ho già ripetuto diverse volte e bisogna che ci pensiate, è che noi facciamo parte di un asset che come italiani è quello dell'Italian Republic of quotata alla SEC. Questo poi ci sarà un conglomerato che è poi rappresentato dalla Comunità Europea, che non esiste, perché la Comunità Europea non esiste. Esiste la Banca Centrale, che poi ho scoperto, la Comunità Europea è un trust, anche quello lì, come la BIS, scritto nel libro che ho letto, poi un giorno magari ne parlerò, ma in maniera un po' più dettagliata. Quindi questi qui hanno tutti passaporto diplomatico, non rendono conto agli stati, non rendono conto a nulla tutte queste cose, il Parlamento europeo, non serve assolutamente a niente, perché questi sono degli incaricati al di sopra dei governi che devono gestire addirittura un trust. Potete immaginare cosa sono gli interessi ai governi. Allora, arrivo al punto, quando voi uscite da questo bailame qua europeo, in quel momento e solo in quel momento voi rientrate in possesso della vostra identità. Perché? Perché se voi avete un visto valido, no? Come se sta con visto valido, è evidente, no? Il paese che vi ospita non ha sovranità su di voi. Se voi vi comportate bene, non può dare l'estradizione a nessuno senza in linea di massima, a meno che uno sia un delinquente. Qua in Tanzania addirittura possono venire, ve le dovrei dire queste cose, possono venire anche delinquenti perché non esiste un treaty, un trattato per cui tra Italia e Tanzania, per cui l'Italia può fare, come si chiama, una rogatoria, può fare, insomma, chiedere che l'italiano venga trasferito, eccetera, eccetera. No, non tocca niente nessuno, fra l'altro. Se poi avete gestito il vostro patrimonio in maniera intelligente, voi rientrate in possesso automaticamente di tutto il vostro patrimonio, però dovete averlo riciclato. Riciclato è una parola brutta, no? Dovete averlo, come si può dire, trasformato. E io faccio l'esempio dell'oro, così si capisce subito, ma può essere anche un'altra moneta, può essere anche la moneta locale dello Stato che vi ospita. Diciamo assetto sul quale lui non ha nessuna possibilità di intervenire. Non esiste che uno, quello che posso sapere io, che per esempio io sono qua diciamo, qui c'è un colpo di Stato e il governo decide di bloccarmi i capitali. No, non esiste. Ti mandano via, però ti permettono di prendere i tuoi capitali. Quindi in Europa non è così, perché ti possono levare tutto, ti possono confiscare tutto. Ho portato l'esempio della cittadina del comune in Puglia, che non è un ovale, ho parlato di un ovale, nella pista lì, quella lì rotonda della Porsche, per tutta una serie di ragioni, chissà che è successo, hanno confiscato tutta quella zona lì, e senza dire niente a nessuno. Ma lo possono fare con le smart city, possono fare la stessa cosa. Cioè, possono fare quello che vogliono, e finché rimanete lì, voi sarete soggetti ai loro volere. Quello che volete voi o pensate, diritti che ci hanno parlato, diritti, sono aria fritta, fanno quello che vogliono. Cosa invece che non può fare il paese ospitante, ed è non può fare neanche l'Italia, perché nel momento in cui lasciate l'Italia, sia che abbiate un domicilio, una residenza, qualsiasi cosa, e vi siete portati via i soldi e l'asset, che cosa può fare? Può fare niente. Quindi in teoria dovreste monetizzare tutto. Sono in preoccupazione perché vedo che persone, sento che persone che mi seguono da tempo hanno deciso di comprare degli immobili. Dico, porca puttana, non hanno capito granché. L'ultima cosa che dovete fare è comprare un immobile in questo momento. Fra l'altro, i prezzi sono anche abbastanza su, alti, non si comprano mai immobili quando c'è un mercato che è sovrapprezzo. Poi si fa il grande reset e
la proprietà costerà il 50%, il 30%, perché cosa lo fanno a fare il grande reset, secondo voi? Per metterci in culo di braca tutti e poi comprarsi tutto loro, no? Quindi i prezzi crolleranno per forza. O non sta facendo la stessa cosa nelle Hawaii? Sapete che ci sono persone che bussano alle porte e chiedendo se il proprietario, insomma, chi apre, se è il proprietario, se li vuol vendere, gli danno un forfè e magari comprano un terreno tutto da rifare per 2 lire, no? Uno che ha già perso tutto, che non ha un soldo, che deve fare? Glielo vende per forza. E uno ha una proprietà che magari costa 1 milione alle Hawaii, potete immaginare, o 1 milione di dollari, è capace la deve svendere per 100-200 mila dollari. Non c'ha più niente, che deve fare? Ma pensate che questa cosa qui succeda solo agli altri, deve succedere solo agli altri, no? Quello si spera. Speriamo che non tocchi a noi. E purtroppo, bisogna stare attenti. Quindi, il momento, diciamo, ideale è quello. Nel momento in cui si esce dall'Europa, possibilmente si viene in una zona completamente fuori dall'Europa, in cui l'Europa non ha giurisprudenza o l'Italia non ha giurisprudenza su di noi. Si prendono i soldini, in parte si mettono in ovesta o si compra dell'oro, si fa un investimento sempre in oro o argento. Basta, anche proprio in monetine, insomma, diciamo fisico, va bene la stessa cosa. Ricordo che per chi vuole oro fisico, scusate, non c'entra niente, ma lo ricordo, abbiamo una convenzione con la Z Metalli di Valenza. E poi si trasferisce. I pensionati in un certo senso sono più favoriti perché hanno meno problemi per ottenere sicuramente il visto rispetto ad altri che magari devono lavorare. Quindi tutti i lavori che suggerisco io sono quelli in remoto. In futuro utilizzeremo quasi solo il computer per lavorare, quindi vi suggerisco di fare una cosa non contro trend, no? Chi vuol continuare a fare un po' di vendita dice: ah, non voglio lavorare con Amazon, non voglio lavorare con Google. Fate un po' che vi pare, lavorate un po' che vi pare, cioè io non è che ognuno ha i propri principi, va bene, io capisco tutto, ma il trend è comunque quello lì. Lavori per un'altra azienda, devi campare, a che cosa dovrai fare, no? Scegli l'azienda e vuoi te, ma devi comunque, se sei un venditore, se sei una persona che non ha particolari skill, che cosa ti metti a fare? In un altro paese non fai una minchia di niente, se non hai una qualifica super professionale. Per esempio, Franco è un esperto di computer, volesse di tecnologia, sa tante cose. In 448, se volesse, potrebbe lavorare 24 ore al giorno a Zanzibar. Per dire, ma lui c'ha una qualifica da tanti anni che fa quel lavoro lì e il trend è positivo. Quindi, ora, vabbè, parliamo principalmente dei residenti, parliamo principalmente dei pensionati. Io qui posso ottenere un visto per un pensionato, da pensionati, anche se uno ha 50 anni. Ecco, non so, magari lo sapevate già tutti, ma ve lo ricordo. Questa cosa qui. Quindi la cosa ideale possibilmente è uscire proprio dall'Europa con i soldini in tasca. Li convertite nella moneta dove andate un pochettino, nella moneta in cui andate. Eventualmente, se lo potete fare, non è una cosa malvagia, fidatevi a dei professionisti. Potete comprare una terra. Terre in Africa si possono, secondo me, ancora comprare con un rischio molto minimo, non in Italia o nel mondo occidentale, né appartamenti né business, mi dispiace dire queste cose qui, niente di niente, anche se sono a buon prezzo, perché poi dopo vi legate, non potete più venire via. Sono ne a tanti, uno che ha 2 o 3 appartamenti, magari può tenere uno per sicurezza, c'è un inquilino, un affitto e quell'altro, ma gli altri 2 andrebbero venduti
in questo particolare momento, perché ci sono anche delle difficoltà per vendere, però vedo che si vendono, soprattutto ancora in alcune zone. Si vendono. Ecco. Altre domande? Se no magari stasera si chiude qui, abbiamo già fatto un'oretta. Massimo, ti faccio una domanda io. Bene. Allora, in queste settimane ci sono stati un po' di scombussolamenti fra il Gabon e il Niger, io direi quasi positivi. Ecco, si dice qualcosa lì in Tanzania a proposito di questo? No, purtroppo qui le informazioni sono sempre a lumicino. Le informazioni vengono dai canali ufficiali e siccome sono tutti sotto controllo, purtroppo io non ne parlo nemmeno perché non sono affidabili. O hai qualcuno che vive lì e allora ti può dare una testimonianza diretta, o se no io non ne parlo nemmeno perché finirei per dire le solite cose bla bla bla, che poi sono soltanto discorsi e di certo non c'è assolutamente niente. Sì, comunque volevo chiederti, la Tanzania ha delle influenze da parte di nazioni tipo controlli di giacimenti, cose del genere? Allora, controlli, probabilmente no. Loro hanno questi accordi commerciali importanti con la Cina, la maggior parte con la Cina, anche con la Corea del Sud e con l'Asia in genere, però sono presenti sul territorio tanzaniano anche, mi sembra, due o tre aziende leader nel settore dell'oro. Se ti vai a vedere, c'è una che si chiama Barik, come si chiama? Quella lì è presente con una grossa miniera, un gruppo di miniere. Però la maggior parte delle miniere, anche per una politica che fa il governo, viene data a residenti tanzaniani. Loro non soprattutto con Magufuli, quando è entrato Magufuli ha cambiato completamente la legge. Da quel momento lì in poi non so se sono arrivati altri gruppi stranieri, ma non credo, perché lui, sapete che non amava i bianchi, l'aveva detto tante volte. Credo che questa dichiarazione sia una cosa piuttosto stupida da dirsi, ve lo dico chiaramente, nonostante io lo debba ringraziare, perché se io sono qua, grazie a lui, va bene. Aveva questo atteggiamento piuttosto scontroso, antipatico, di completa sfiducia nei confronti dei bianchi, non distinguendo le multinazionali da piccolissimi investitori come possiamo essere noi. Se si viene qui, si investe qua e si spende i soldi, bene o male, magari che arrivano dall'Italia qua. Le multinazionali, come i grandi resort, cosa fanno? Vengono qua, investono spesso e volentieri speculando o facendo trucchettini, mazzette, ne combinano tutti i colori, e poi l'utile dell'anno lo portano via, capisci? Non lo reinvestono qua localmente. È una grossa differenza che uno statista intelligente dovrebbe capire, dovrebbe considerare questa cosa qui. Ma i politici, lo sapete, non sono mai persone particolarmente visionarie, come posso dire, pratiche nelle cose. Sono politici. Purtroppo il politico, non voglio essere offensivo, ma una persona capace, c'è stato l'esempio di Berlusconi, vabbè, ma una persona capace non scende mai in politica. Lo può fare per errore, per ingenuità, un anno o due poi viene via. Tutta una cosa, capite, voglio dire. Quindi la maggior parte delle
È un paese ricchissimo, posso darti questa risposta qui. E la maggior parte delle risorse non sono ancora state destinate. Recentemente hanno scoperto uno dei giacimenti più grandi al mondo di gas e Mamma Samia sta cercando di mettere insieme un consorzio con i paesi che fanno parte del gruppo dell'Africa dell'Est si chiama, cioè il Kenya, l'Uganda, no? Ruanda, tutti i paesi, il Mali, eccetera, Malawi, eccetera, Malawi, scusa, eccetera. E per poi distribuire, capito? Per distribuire proprio le risorse a tutte queste nazioni. Ma è un giacimento, credo che sia uno dei più grandi al mondo. Ma poi qui c'è tutto, eh. Cioè, farvi vedere la lista dei metalli, che ci sono quasi tutti i metalli al mondo, qua ci sono, tipo che posso succedere in Russia. Tutti i metalli al mondo e sanno che ci sono, ma non sono ancora stati sfruttati, capito? Quindi c'è un enorme lavoro da fare, soprattutto per uno che è diplomato in mineralogia oppure in mineraria, tutte queste qui, viene qua, se è una persona che parla inglese, un ragazzo giovane, secondo me. Fa bene, fa molto bene, perché per esempio io ho conosciuto un direttore di una miniera con il quale stiamo cercando di portare questo benedetto oro in Italia e lui all'epoca, quando ha studiato lui circa 10-15 anni fa, non c'erano le scuole qui, lui è dovuto andare a studiare in Algeria, mineraria, e poi è andato a fare il master in Turchia. È tornato qua, ha trovato subito lavoro, fa un sacco di soldi, è chiaro, no? Parla bene inglese. Si muove in tutto il mondo senza nessun tipo di problema. È uno di quelli che fa la differenza. Ce ne sono pochi qua, eh. Però è anche, fra l'altro, è anche musulmano. Fra l'altro. Sembra un ragazzo abbastanza serio, abbastanza quadrato. Vedremo. Altre domande? Oh, Giancarlo. Te la dico come nota, ho incontrato, mi hanno presentato un ragazzo che sta organizzando un lavoro collegato ai miners del Bitcoin in Tanzania. È stato un incontro piuttosto interessante. Sta cercando dei finanziamenti perché lui vuole creare, siccome assorbono molta energia queste macchine, no? Questi computer. E allora lui che fa? Lui prende, ha comprato un terreno dove c'è molta acqua, c'è un ruscello grande, ha comprato queste macchine in Cina che gli permettono di utilizzare l'energia idroelettrica, no? La converte poi e la utilizza per queste macchine. E dopodiché poi alimenta tutto il sistema che deve che poi che sono tutti questi miner collegati in tutta la Tanzania. Il progetto è molto interessante. Ci sono tantissime cose da fare qua, eh? C'è da fare quasi tutto, vedete voi. Allora, se ci sono altre domande. Allora, se non ci sono altre domande, stasera abbiamo detto tante cose. Chiudiamo qua. Io ricordo naturalmente l'appuntamento del sabato. Adesso vedo un pochino, devo ancora pensare. Ho parlato di nuovo di Bitcoin. Giancarlo sta facendo un po' di ricerca ulteriore. Se ce la faccio, finisco il lavoro. Non so se devo fare un salto a Zanzibar. Va veloce, non ci faccio fare niente purtroppo. Vedremo. E poi naturalmente l'appuntamento come al solito del mercoledì, parliamo delle solite cose con degli aggiornamenti per quello che riguarda la Tanzania e Zanzibar. Io ringrazio tutti e vi auguro buona serata. Ciao, a presto. Ciao. Ciao, grazie. Sera, sera. Ciao Massimo, grazie. Prego, grazie a tutti.